Buonasera a tutti voi telespettatori, bentornati ad un nuovo appuntamento con Start. Continuiamo questa sera con quella che è la serie di incontri con i candidati in corsa alle elezioni amministrative previste per domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023. Questa sera saluto Enzo Romolo Ricci, buonasera e benvenuto. Sera. Chirurgo ed eletto nello scorso novembre segretario comunale del PD, esponente del centro-sinistra e sostenuto da Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, dalla parte del cuore, Evangelisti per Massa e Massa è un'altra cosa. Dunque, perché ha deciso di candidarsi? In realtà la mia candidatura è frutto di un percorso. È stata una decisione, diciamo, mia soggettiva, ma è avvenuta tramite un percorso che all'interno del Partito Democratico, all'interno di quello che era la coalizione del centro-sinistra, ha portato a identificare nella mia figura quella che poteva rappresentare al meglio la coalizione. È stato un percorso abbastanza lungo, però diciamo, l'obiettivo che è quello di mettere insieme tutte le forze del centro-sinistra che in quel percorso si identificavano è stato raggiunto. Questo ha permesso di, diciamo, di presentarci alla città con una proposta condivisa di una progettualità diversa della modalità con cui noi intendiamo la città. Quindi questo è, diciamo, il frutto di un lavoro importante che il tavolo del centro-sinistra è riuscito a mettere in campo. Non tutti in quel tavolo sono stati in questo percorso, ma noi siamo fiduciosi che questo poi possa in un secondo tempo anche ritrovarci. Ecco, quindi la mia candidatura è il frutto di un percorso, non è un'autocandidatura né altro. Quindi questo è stato fatto, secondo me è stato fatto un bellissimo lavoro, anche rispetto a quello che fino ad oggi era identificato nel centro-sinistra come un luogo litigioso dove si spaccava il capello in due. In questo caso direi l'obiettivo veramente era un obiettivo fino a qualche tempo fa magari non ipotizzabile e siamo riusciti con un grande lavoro da parte di tutti, con un grande lavoro anche politico, da parte di tutti coloro che mi sostengono, di arrivare a questo punto. Quindi ad essere candidato non sono Enzo Romolo Ricci, ma tutta la coalizione che mi sostiene. E diciamo che quindi forte di quella che è stata tutto il lavoro che l'ha portato ad oggi, le chiederei in quella che è la visione chiaramente della massa che diventerebbe nel caso in cui lei diventasse il sindaco, come andrebbe a in un certo senso incentivare i settori di commercio e turismo che per noi sono fondamentali? Allora, diciamo che la nostra marina è il luogo, diciamo, la leva maggiore per il nostro turismo, perché Marina di Massa è dove arrivano i turisti. Quello che manca chiaramente è una valorizzazione della marina, della nostra marina, che può avvenire chiaramente tramite quello che noi pensiamo sia il valore fondamentale della marina, che è la spiaggia. La spiaggia che rappresenta il nostro obiettivo principale per poter far sì che quei luoghi possano essere attrattivi per i turisti, perché senza la spiaggia è inutile dire che non c'è turismo balneare, con tutto quello che ne consegue, quindi con gli alberghi, i campeggi, le seconde case, tutte le attività commerciali che ruotano intorno alla marina. Quindi il focus, secondo me, che noi ci dobbiamo focalizzare è quello di tenere la spiaggia. E questo chiaramente lo si fa attraverso un'opera che permetta alla spiaggia di esserci. Secondo noi è importantissimo il ripascimento strutturale che con la Regione Toscana dobbiamo mettere in atto, un ripascimento strutturale che ha bisogno di manutenzione annuale. Non possiamo pensare di fare il ripascimento al bisogno, perché questo comporta
delle problematiche anche dal punto di vista dell'accesso alle spiagge. Abbiamo visto negli anni precedenti gli accessi con i camion, insomma non è questa la modalità. Quindi la modalità è quella di fare un ripacimento strutturale, ponendo le sabbie, sabbie buone, non sabbie per così dire di una granulometria diversa da quella che è caratteristica del nostro litorale. Quindi fare anche una selezione delle sabbie da mettere laddove servono per poter essere poi portate a riva dalle mareggiate. E però non dobbiamo non mettere in conto che non è definitiva, cioè non è che se noi facciamo un ripascimento strutturale, fatto quello, abbiamo finito il nostro lavoro. Bisognerà mettere in campo le forze, le energie e le risorse che tramite la regione dovremmo avere per poter ogni anno manutentare questo ripascimento. Quindi in questo modo, in modo strutturale, cominciando da febbraio, marzo, intorno a quei mesi, cominciare a mettere sabbia laddove serve. Poi per quanto riguarda da dove prendere le sabbie, quello è un discorso che con la regione vedremo un po' di puntualizzare, perché anche quello sono un fattore importante, cioè quali sabbie mettere, certo. Sabbie di qualità. Anche perché noi sappiamo che il nemico maggiore per quanto riguarda le nostre spiagge è il problema dell'erosione, quindi come andare a risolvere questo problema? Lei ci ha appena detto che potrebbe essere una soluzione quella di nuove tipologie di sabbie, e altrimenti cosa ancora avreste nel vostro programma per ovviare a questo problema? Ma questo è, diciamo, il ripascimento strutturale di tutte le soluzioni adottate fino ad ora, pensiamo possa essere quello meno impattante anche dal punto di vista delle conseguenze di altri tipi di soluzioni. Noi delle soluzioni diverse abbiamo negli anni proposte, alcune hanno dato qualche frutto portando altre problematiche aggiuntive. Mi viene in mente banalmente la presenza dell'alga tossica che si forma nelle vasche, che naturalmente in alcune località si formano. Quindi ogni soluzione può portare delle problematiche. Quello del ripascimento strutturale è vero che non è definitivo, in quanto nel tempo va manutentato, però è quello anche meno impattante, che non impedisce, per così dire, lo scambio di acque, cosa che avviene quasi sempre quando noi facciamo delle barriere fisiche tipo le scogliere, che possono essere una soluzione ma portano anche dei problemi. Quindi noi bisogna cercare delle soluzioni che possono permettere di avere meno problemi dal punto di vista delle conseguenze e una soluzione meno impattante anche dal punto di vista ambientale. E rimanendo in questo tema, per quanto riguarda invece le bonifiche, come risolvere questi problemi così dannosi per noi? Le bonifiche sappiamo bene che non sono un problema di ora, nascono da una problematica che le grandi aziende di Stato ci hanno purtroppo lasciato, un inquinamento quindi dal punto di vista delle terre e delle acque soprattutto. Ma noi fortunatamente pensiamo che la nostra zona industriale sia una zona industriale che debba essere lasciata nella sua vocazione industriale. Ed è chiaro che per fare questo, fortunatamente in questi tempi le nostre aziende, quelle che incidono nel nostro territorio, hanno bisogno di spazi, ce li chiedono gli spazi. Spazi che spesso non sono usufruibili perché la problematica legata, come diceva lei, alle bonifiche impedisce di utilizzarle. Quindi le problematiche delle bonifiche sono risolvibili con interventi importanti, e in questo sia il governo che la regione devono darci
chiaramente le risorse. Ultimamente abbiamo perso delle risorse, circa un 24 milioni di euro. Perché? Perché ci sono state, diciamo, delle disattenzioni, se vogliamo chiamare così, non voglio dare colpe a nessuno, ma insomma un'amministrazione deve anche interessarsi delle risorse che potrebbero o non potrebbero venire, quindi muoversi in questo senso e pressare coloro che quelle risorse dovrebbero dare. Quindi è vero che le risorse vengono dal Ministero tramite la Regione, ma se io mi accorgo che c'è un problema magari faccio degli interventi anche personalmente, mi muovo. Detto questo, le bonifiche sono importanti perché libererebbero le aree. Quindi le risorse ora, per quanto riguarda qui a Massa, la Regione Toscana ha anticipato per alcuni milioni di euro di risorse che permettono di cominciare le bonifiche, di continuare in alcuni casi le bonifiche. E questo è importante. Io chiaramente mi impegno a verificare costantemente lo stato di avanzamento delle bonifiche, anche tramite la Regione Toscana e i ministeri, quindi mi muoverò in questo senso. Sarà importante che all'interno dell'amministrazione ci siano le competenze che permettano, anche qualora ci fossero dei ritardi, di pressare quelli che sono gli attori che permettono a queste risorse poi di ricadere nel territorio, in modo tale da dare risposte anche fortunatamente alle aziende che ci chiedono in modo pressante spazi per poter espandersi. Quindi ci sono le possibilità di espansione nella nostra area industriale, quindi in un luogo che noi riteniamo fondamentale per lo sviluppo della nostra città e del nostro territorio, perché anche questo è un fatto da tenere in considerazione. Noi non siamo, diciamo, un territorio che finisce al Lavello o al Cinquale. Io penso insieme al Comune di Carrara, di Massa, di quelli della Lunigiana, di poter fare e proporre un patto territoriale di sviluppo che metta insieme le varie problematiche o soluzioni da adottare in modo, per così dire, armonico tra i territori, in modo che se c'è un problema che può essere indotto da una struttura possa avere delle soluzioni che permettano a chi quel problema lo subisce di avere delle soluzioni anche condivise con gli stessi attori. Quindi questo penso che sia importante, un piano territoriale di sviluppo. Benissimo, questa è la sua ricetta. Sì. Per quanto riguarda invece il progetto proposto e direi quasi in via di sviluppo della casa di comunità, che cosa pensa? Allora, io intanto, diciamo, il Covid ci ha insegnato una cosa, io l'ho vissuta, quindi posso parlarne in modo anche in prima persona. Ci ha insegnato che quando ti trovi di fronte a situazioni impreviste, se tu hai delle strutture che possono essere modulate in base alle esigenze, hai già fatto il 50% del tuo lavoro. Se tu avessi avuto delle strutture non modulari, quindi che non potevano adattarsi alle nuove condizioni, avremmo avuto molti più problemi. Con questo cosa voglio dire? Che per quanto riguarda Massa e Carrara, avere avuto diciamo, la sensibilità a quel tempo politica di fare un ospedale unico fatto in quel modo, ci ha permesso di avere delle risposte importanti dal punto di vista strutturale. Chiaramente non dobbiamo dimenticarci, perché mi pare di vedere che già ci siamo scordati di quello che hanno fatto i nostri operatori sanitari, dai medici, agli infermieri e tecnici durante il Covid. Abbiamo memorie corte, sono già passate di moda quelle foto che facevano vedere le persone esauste, che facevano magari turni massacranti, 48 ore senza andare a casa.
cercando di dare soluzione o risposta alle problematiche importanti che, di cui non avevamo neanche la prospettiva di risoluzione, perché c'è stato dei momenti in cui eravamo davvero in una situazione gravissima. Detto questo, abbiamo però capito una cosa, che se non c'è una medicina territoriale non possiamo dare risposte a quelle che sono problematiche di cure non ad alta intensità, ma cure a bassa, media intensità. Quindi avere delle risposte in questo senso ci permette di governare meglio anche quelle che sono le acuzie. Quindi avere un luogo dove queste cure, diciamo intermedie, a bassa intensità di cure, siano fatte. La casa di comunità, questa nuova formula che è stata adottata, ci permette di fare questo. Quindi la casa di comunità a noi serve come il pane, certo. Serve per dare le risposte. Quello che noi non condividiamo in modo assoluto è il luogo dove è stata pensata di fare, perché è un luogo che dal punto di vista del traffico, banalmente, se uno va anche in alcune ore in via Carducci si rende conto, sia a livello della stazione, che a livello di via Roma, a livello della rotonda su via Olivetti, che c'è un intasamento del traffico, non si procede. Avere una struttura in quel luogo pone delle problematiche dal punto di vista della soluzione del traffico, quindi è un luogo secondo noi inadeguato. L'amministrazione ha scelto, perché è l'amministrazione che sceglie poi i luoghi dove l'ASL poi porrà la struttura, quindi hanno fatto questa scelta. Noi già in varie interlocuzioni dicevamo che quella scelta era sbagliata. Sappiamo che le risorse impegnate nella costruzione di questa casa di comunità, quindi il progetto, è un progetto che ha, con la firma della commissaria, la dottoressa Trio, ha avuto conclusione. Quindi il processo burocratico è concluso. Io avevo cercato di interfacciarmi con la dottoressa Guglielmi per capire prima della firma se c'erano possibilità, ad esempio, di quel progetto di spostarlo da un'altra parte, ma ho avuto in questo senso risposte negative. Avevo proposto anche una soluzione diversa, ma i tempi tecnici mi diceva che di fare un progetto esecutivo, quindi da proporre per quanto riguarda le risorse del PNRR, non aveva più i tempi tecnici per essere fatto. Detto questo, la nostra contrarietà rispetto a questa soluzione del luogo è sempre stata evidente. Ci rendiamo conto che la comunità ha anche bisogno di questa casa di comunità. Per cui, per quanto mi riguarda, poi quando andremo nella casa comunale vediamo le cose che si possono fare, perché poi quando hai il controllo delle questioni, quindi hai sotto mano il tutto, puoi anche capire se ci sono spazi per altre soluzioni. Fino ad oggi io so solo che l'iter burocratico è finito e che quindi le carte, parliamo di carte, vanno in quella direzione. Voi avreste individuato altri posti in cui collocare questa struttura? Se parliamo di pregresso, certamente sì, certamente sì. Io avevo proposto anche alla Guglielmi di utilizzare gli spazi che erano adibiti a parcheggio lì al vecchio ospedale, con tutta l'area del pronto soccorso, quindi della collina, facendo una variazione della strada che viene dall'Aurelia, che
che andava al parcheggio del vecchio ospedale, tutta quell'area è area ASL, quindi non doveva fare nessun passaggio neanche dal punto di vista tecnico, burocratico per l'acquisizione, cosa che ha fatto invece il Comune rispetto a Ferrovie dello Stato, quindi era un terreno di proprietà, quindi problematiche particolari non ce ne sarebbero state, ma evidentemente questo percorso non è stato, per così dire, accolto. Pensavamo in tempi non sospetti, anche prima del Covid, di portare quella che era un tempo definita Casa della Salute, ora Casa di Comunità perché ci sono 20 posti letto di cure intermedie, che noi abbiamo bisogno, di pensare a un luogo che potesse dal punto di vista, per così dire, viario, avere una soluzione importante nell'accesso anche eventualmente al NOA. E quindi pensavamo a quell'area ex GESCO, però è un'area che era a quel tempo ancora nel fallimento e con quindi non avevamo, per la verità, tempi certi sulla liberazione di quell'area, anche se magari come comune, secondo me, poteva essere fatta anche una proposta di acquisto, ma non c'erano ancora, come dire, gli strumenti tecnici per poterlo fare. Quella poteva essere un'area anche molto grande, che è stata poi acquistata da privati al fallimento qualche mese fa, che poteva essere interessante per una soluzione tecnica, perché aveva spazi interni, parcheggi, eccetera. Chiaramente, essendo un'area industriale, avrebbe dovuto essere sottoposto a un cambio di destinazione d'uso, questo certo. Sicuramente sì, però come spazi sicuramente avrebbe permesso questo tipo di soluzione. Che cosa pensa della società multiservizi? Allora, penso che si riferisca alla multiutility che esatto. È stata proposta da alcuni comuni, specialmente Firenze, Prato, eccetera. Allora, io penso che ottimizzare i servizi sia una cosa importante, quindi tutto quello che ottimizza una, come dire, una soluzione è una soluzione condivisibile. Dal punto di vista poi di quello che succederà, quindi le modalità con la quale questa multi-utility rispetto a un mercato appunto di servizi si porrà, questo secondo me ci sarà un po' da discutere. Per quanto riguarda il comune di Massa, noi abbiamo al momento come gestore dell'acqua Gaia, che è una pubblica al 100%. Quello che si viene ipotizzando, che si fa ipotizzando per quanto riguarda le multiutili di Toscana, dell'area centro soprattutto, è che possa esserci la possibilità di una quotazione in borsa. E io penso che su questo magari ci sarà anche rispetto, siccome sono anche segretario del Partito Democratico, penso che sarà importante anche interloquire a livello politico anche con gli altri attori come Partito Democratico per vedere qual è la soluzione migliore per questo. Quindi come dal punto di vista tecnico questa soluzione, secondo me, è importante di accorpamento, quindi rispetto a gli utilities, come sarà la struttura societaria. Ecco, questo mi interessa capire e su questo poi magari ci sarà un po' da discutere. Cambiando invece argomento, per quanto riguarda l'ambito giovani, il mondo della cultura, se vogliamo anche dello sport, ci sono dei progetti? Allora, quando parliamo di giovani pensiamo sempre a problematiche, no, giovanili, quindi a quello che i giovani possono portare come problemi. Io penso che i giovani possono essere soluzioni di tanti problemi. È come tu vai a intercettare le loro sensibilità che cambia anche il loro atteggiamento. I luoghi di cultura sono i luoghi dello sport, i luoghi dell'associazionismo, sono luoghi in cui i giovani si ritrovano. Noi pensiamo che sia importante che questi luoghi ci siano. Parlavi di palestre, parliamo di biblioteche, di
diciamo, di luoghi di aggregazione, luoghi dove fare musica. Quindi se tu fornisci quello che i giovani chiedono, tu hai rispetto alle problematiche molte soluzioni. Noi pensiamo ai giovani, pensiamo alla movida, no? Non pensiamo a tutto quello che invece i giovani possono portare, anche portarti di positivo all'interno anche di un'amministrazione. Io penso che noi dovremmo sforzarci in diverse direzioni. Parliamo delle società sportive, che sono una realtà importante anche della nostra comunità. Spesso le società sportive hanno difficoltà, specialmente il Covid ce l'ha fatto vedere, a stare proprio in piedi come società, perché sono oberate di problematiche burocratiche. E banalmente società che hanno la necessità di avere luoghi chiusi come le palestre per esercitare la propria attività sono soggette al pagamento degli affitti, che sono aumentati per le problematiche legate all'aumento dei costi energetici. Sappiamo bene come sono andate le cose con i costi dell'energia. Io penso che se noi diamo utilità sociale a questo tipo di associazioni, quindi se pensiamo che siano una cosa utile perché ci portano cose positive e ci tolgono problematiche, dobbiamo incentivarle, cioè dobbiamo aiutarle anche nell'esercizio delle loro attività. Non possiamo tartassarle, no? Anche dal punto di vista economico, nelle spese, perché se no quelle associazioni che sono volontari, ricordiamolo sempre, possono avere difficoltà fino a chiudere. E allora noi ci troveremo poi le problematiche legate al fatto che tanti ragazzi e ragazze, bambini anche, non fanno più quelle attività e quindi magari andranno verso altre soluzioni, qualche volta soluzioni che possono portare problematiche. Quindi lo sport, la cultura, parlare di cultura, abbiamo avuto un tempo, anche il Covid probabilmente qualche problema ci ha dato anche in questo senso, ma in cui le attività culturali, per così dire, sono arrivate al minimo. C'è stato il Teatro Guglielmi chiuso 4 anni e mezzo, sappiamo tutte le problematiche che venivano anche imputate alla vecchia amministrazione, cosa che chiaramente non era vera, perché i problemi non l'hanno creati la vecchia amministrazione. La nuova amministrazione ha detto che in 100 giorni riapriva Guglielmi, ma non era nelle sue disponibilità, sapendolo. Quindi uno dice le cose che può fare, non quello che in modo, diciamo, per così dire, spontaneo, no? Può raccontare a quello che poi può dargli il voto. Quindi bisogna essere chiaramente più coerenti anche rispetto a quelle che sono le proposte. Quindi le scuole, secondo noi, sono un altro luogo in cui incidere. Io penso che sia importante avere un'interlocuzione diretta tra il comune e i dirigenti scolastici per promuovere anche iniziative importanti, anche per riconoscere com'è il funzionamento di un comune, banalmente portare i ragazzi in comune, ripristinare questo dialogo, facendo capire anche ai ragazzi com'è il funzionamento della macchina, renderli davvero partecipi e in modo consapevole, perché questo è, quando parliamo di cittadinanza attiva, i cittadini si formano nel tempo ed è la scuola il luogo dove questo avviene. Quindi interloquire in modo molto più frequente e strutturato rispetto ai dirigenti scolastici può far sì che la scuola sia il veicolo attraverso il quale anche le problematiche amministrative vengono capite. Certo. Quindi la scuola rappresenta l'unico vero filtro tra i giovani e quella che è l'amministrazione. Dunque, lei sa che questo nostro incontro serve ai nostri ascoltatori, sì, per quello che riguarda quello che è il suo programma, ma anche per conoscere un po' più da vicino Enzo Ricci in questo caso. E allora le chiederei, ha qualche hobby?
Beh, io sono nato a Volpigliano, che è un luogo, diciamo, vicino alla città, ma dove c'erano selve di castagni, quindi la natura mi appassiona davvero in modo importante. Mi piace osservare, mi piace vedere la natura, anche stando fermo in un luogo, vedere quello che è la bellezza della natura. Sono da piccolo ero un cacciatore, ora qualcuno, però io penso che, almeno per quanto mi riguarda, far parte della natura anche corrisponda a una sensibilità particolare. Certo. Cioè, osservare la natura proprio senza fare nulla, anche guardando dei pesci che tranquillamente, no? Nuotano nell'acqua, vedere il volo degli uccelli, identificare dal canto quale uccello sia. Quindi l'interessamento della natura per me è a 360 gradi. Io sono un appassionato della ricerca di funghi, sono un appassionato della ricerca delle erbe selvatiche, delle piante spontanee. Cioè, secondo me noi dobbiamo pensare di salvaguardare tutto quello che la natura ci dà, dobbiamo essere custodi, cioè non solo perché lo dobbiamo, ma perché siamo come tanti di noi, siamo custodi di quello che ci è stato dato in prestito, come dicono i capi nativi americani, no? Che questo mondo ci è stato dato in prestito dai nostri figli e glielo dobbiamo rendere ancora più bello di quello che è e quello che abbiamo ricevuto. Quindi secondo me, per quanto mi riguarda, questa è la mia identità, cioè io sono veramente amante della natura in tutte le sue caratteristiche. Grazie mille per averci risposto. Dunque, il nostro incontro sta volgendo al termine, ci rimangono davvero pochi minuti, però vorrei chiederle, secondo lei, quali sono i veri punti di forza, a suo parere, del vostro programma e perché il 14 e 15 maggio votare Enzo Ricci? Allora, noi ci siamo proposti al governo di questa città avendo chiaro alcuni aspetti. Qual è la città che noi pensiamo sia quella che corrisponde anche desiderata dai nostri cittadini? Una città che possa identificarsi in quello che noi diciamo di una città policentrica, non un centro e delle periferie, ma un'attività che permetta anche a quelli che erano una volta i quartieri di avere all'interno del quartiere stesso tutte le funzioni. Non possiamo pensare di avere una città per funzioni, il centro, funzioni amministrative, la zona industriale, le periferie, eccetera, eccetera. Quindi ogni quartiere deve avere e deve identificarsi come in una piccola città, in cui ci siano tutte le funzioni, ci sia il negozio di vicinato, ci siano le palestre, ci siano i centri di consultazione dati per i giovani, ci siano dei luoghi in cui ogni quartiere abbia fisicamente un punto dove anziani, dove giovani possono andare per fare le loro attività. Nella riforma della medicina territoriale parliamo anche di infermieri di quartiere, quindi anche luoghi in cui le persone possano avere accesso e avere risposte, no? Senza, per così dire, sentirsi periferici e abbandonati rispetto a un centro. Le periferie devono avere il decoro come il centro, cioè noi non possiamo pensare di abbellire solamente le aree del centro e dimenticarci totalmente di quello che sono i quartieri periferici. Dobbiamo pensare a una mobilità che però permetta anche a coloro che stanno nei quartieri di raggiungere il centro
in modo rapido, quindi anche la mobilità è quello che noi possiamo pensare che possa essere diverso, quindi pensare alla mobilità intanto compatibile con l'ambiente, quindi rispetto a questo l'utilizzo di mezzi più o meno elettrici o ibridi, e in questo un'interlocuzione con la regione toscana deve avvenire in modo più fattivo sicuramente, per il rinnovo del parco, il rinnovo delle linee, come dire, le linee che al momento sono in essere probabilmente non corrispondono più alle esigenze dei cittadini. Quindi se noi vogliamo che le auto private circolino meno, bisogna rendere il servizio pubblico più appetibile, certo, e più efficiente. E lì bisognerà, all'interno anche di un'interlocuzione con coloro che quel servizio lo fanno, perché anche lì dobbiamo pensare che le amministrazioni debbano avere interlocuzioni con quelli che noi chiamiamo i corpi intermedi, senza chiudersi all'interno del palazzo. Io penso che questo sarà il modo con cui noi procederemo. Quindi il rapporto con tutti coloro che hanno interessi all'interno di una comunità ci deve essere. Cioè deve essere proprio un mantra. Cioè se ci sono problemi dobbiamo avere la sensibilità e la voglia di farli emergere e di trovare soluzioni condivise. Se tu non hai questo atteggiamento, probabilmente non sarai un buon amministratore. La ringrazio moltissimo per essere stato con noi, per averci meglio illustrato quelli che sono i punti salienti del vostro programma. Io le faccio in bocca al lupo, le auguro buon lavoro e saluto quindi Enzo Romolo Ricci, saluto anche voi da casa. Ci vediamo al prossimo appuntamento con Start. Arrivederci.